Il sindaco di Savigliano, che è insieme ingegnere e agricoltore, porge al senatore Bertone e al sottosegretario Bubbio il saluto della città. La seconda Sagra del Grano, dopo 14 anni di interruzione, è inaugurata da un discorso di Bubbio e si accompagna con una mostra a cui Bertone apre l'accesso. Savigliano, coi suoi 150.000 quintali l'anno, ha nella produzione frumentizia il primato della provincia di Cuneo. In Piazza del Popolo, trattori e aratri si fregiano di mannelli d'oro. La nobiltà contadina ha nella sua araldica questi stemmi cereali. Bionda come le spighe, ma anche le bellezze brune non sfigurano. Sono già pronti gli attori mentre si completa l'apparato scenico dei carri che daranno spettacolo lungo le vie della città. Ogni borgo, ogni frazione si è scelta la sua allegoria. Canavere, il simbolo del suo tiro a segno. San Giacomo, quello dei suoi alambicchi di menta. Le Valdigi, un cervo volante, a ricordare il campo di aviazione. La giornata festiva incoraggia le speranze. Non sappiamo quanti ettolitri di latte produrrà la vacca del 2000. Probabilmente avrà per marito un trattore. Domani queste file muteranno il passo, avviate verso la nuova aratura.